L'amore non è mai qualcosa di semplice, soprattutto al liceo. A maggior ragione, se ci si innamora del più figo della scuola, che rifila il 2 di picche, schifato come Marilyn Manson in un negozio di Hello Kitty. È così infatti che si apre l'anime di Itazura na Kiss, con la nostra protagonista Kotoko liquidata dal suo bel Naoki in tempo zero davanti a tutta la scuola. Perché se il rifiuto non è bello di per sé, in tandem con la pubblica umiliazione, è la ricetta sicura per la fuga verso il primo tombino aperto per nascondercisi dentro. Kotoko sta cercando di rassegnarsi a vivere un amore non corrisposto dopo il rifiuto pubblico, quando una sera gli amici vanno a casa a trovarla per consolarla. Peccato che tra di loro si celasse un mutante con poteri devastanti, il quale si infiamma come Mila quando salta per fare una schiacciata in rete, a cui basta un singolo pugno per far crollare interamente la sua casa. Ok, no, crolla per colpa del terremoto, ma sai che svolta di trama sarebbe stata? Per fortuna, un carissimo amico del padre di Kotoko si offre di ospitarli finché la loro dimora non sarà ricostruita. E per fortuna non siamo in Italia, altrimenti, coi tempi della ricostruzione, nella casa dell'amico ci avrebbero abitato persino i bisnipoti. In secondo luogo, un plauso per aver trovato un conoscente così generoso. A stento si trova gente che ti presta una penna, figurarsi l'ospitalità in casa. E indovinate un po', coincidenza fortunella, chi è il padre del migliore amico della protagonista? Ma il padre di Naoki, ovviamente. Cosa che dà la possibilità alla giovane di vivere sotto lo stesso tetto è del ragazzo che l'ha appena rifiutata, per il quale adesso prova un rancore pari solo a quello del mostro di The Grudge. Per fortuna i genitori di quest'ultimo sono molto gentili e disponibili, soprattutto sua madre. Proseguendo nel suo percorso di trattare a me male la nostra protagonista, Naoki le fa girare definitivamente le balle e lei decide di passare alle maniere forti. Infatti, quando scopre le foto del ragazzo, vestito da piccolo come una bambina, decide di usarle per ricattarlo, in modo che la aiuti a studiare per passare gli esami. E dici, perché lo vestivano da bambina? Beh, perché la madre voleva a tutti i costi una femminuccia ed era così sicura che l'avrebbe avuta, che prima del parto ha svaligiato il reparto femminile di prenatal. La sbatta di comprare poi vestiti maschili, ciao amica. Così il ragazzo aiuta la protagonista dello studio, che riesce finalmente a essere giusto non l'ultima della classe. Questa serie, pur mantenendosi fresca e interessante, procede a barrare tutte le caselle dei cliché degli anime a cui siamo abituati. Salvataggio durante l'ora di ginnastica col bello che porta in salvo la sua bella? C'è. Il rivale in amore che baldanzosamente si dichiara la protagonista? C'è. Puntata in piscina con annesso salvataggio alla Baywatch? C'è. Episodio di Natale? C'è. Episodio di San Valentino? C'è. Episodio in cui la protagonista sta così male che il suo bello lo deve portare in braccio fino in ospedale? C'è pure quella. Pian piano, ovviamente, Naoki si affeziona alla ragazza per la quale effettivamente inizialmente provava solo fastidio, arrivando addirittura a baciarla quando lei gli dice, stufa di essere trattata un po' ad minchia, ma che vuole dimenticarsi di lui. In seguito i due vengono ammessi allo stesso college, ma la ragazza trova quasi in tempo zero una nuova rivale, ovvero la bella Yuko, la classica stangona, figacciona, fotomodella a tempo perso, che il ragazzo decide di frequentare perché viva la coerenza. Naoki intanto rivela al padre di non voler seguire le sue orme, ma di voler diventare bensì un medico, e di fronte a questa rivelazione il genitore ha un collasso. Ora, posso capire se il tuo pargo l'avesse detto di voler fare lo youtuber, il pancabestia, il gatto, il cantante di trap, ma dottore è tipo il sogno proibito di ogni genitore. Ma lui no, lui infarta. Quindi, dal momento che il padre di Naoki è indisposto, un socio del padre, con lo scusone di sollevare l'uomo dalle sue preoccupazioni, ne approfitta per gettare il ragazzo in un matrimonio combinato, propinandogli Christine, una giovane straniera che in quanto tale deve necessariamente avere i capelli biondi e gli occhi azzurri. E il ragazzo, per il bene del padre, accetta. Perché nelle società nipponiche non puoi semplicemente assumere qualcuno per mandare avanti tutta la baracca. O accetti i matrimoni combinati o le società falliscono proprio. Visto l'andazzo, Kotoko decide di dare una possibilità al sempre frenzonato Kin uscendo con lui, il quale le fa la proposta di matrimonio. Lei però non riesce a dargli una risposta concreta perché ha sempre la mente fissa al suo Naoki, quindi fugge dal pover'uomo imbattendosi proprio nel suo amore proibito, il quale la stava aspettando sotto il diluvio universale con aria scazzata dopo aver scoperto della proposta di matrimonio che le era stata fatta. Cioè, capisci, è scazzato proprio lui che aveva già una scarpa nel matrimonio combinato. Chiaro! Allora lui le confessa di amarla, limonandosela duro sotto la pioggia, perché niente, dice I love you, meglio di una broncopolmonite. Dato che il ragazzo non è uno che ama perdere tempo, i due si sposano a velocità della luce, tipo 2 settimane dopo, manco il tempo di scegliere il fotografo o decidere le bomboniere. Che poi, ok, l'amore a prima vista è tutto, ma questi qua, del tempo che si conoscono, ne hanno trascorso metà a litigare. E boh.
siamo alla luna di miele, dove i due si imbattono nell'unica coppia appena sposata in cui la moglie vuol già cornificare il marito, provandoci spudoratamente con Naoki. Ma vabbè, almeno alla fine i due riescono a stare insieme per fare frichi frichi. Nel frattempo anche i loro ex rifiutati, ovvero Kim e Christine, riescono a trovare l'happy ending mettendosi insieme. Di lì a poco Kotoko diventa un'infermiera e le si attacca a mo' di cozza a Keita, un suo collega che non perde occasione di broccolarla. Ma la coppia supera anche questa, nonostante Kotoko si faccia venire occasionalmente delle crisi sulla fedeltà del marito, che in quanto bello, figaccione e medico è sempre circondato da patatonze. Qualche anno dopo la coppia ha una bambina di nome Kotomi che dà così l'happy ending alla vicenda. E visto il successo da questa opera, come accaduto per altri anime barra manga, è stato tratto un drama, o meglio una cosa come 4 drama differenti in diversi anni. Perché se una cosa è piaciuta, gli adattatori ce la vogliono proporre fino alla nausea ad intervalli regolari, sia mai che ce ne dimentichiamo. E vogliamo parlare di come ci si sente quando tu vuoi chiamare il gatto per venire a farsi fare le coccole, mentre lui vuole solo giocare. E alla finestra tenta di agguantarti la mano, anziché fare il coccolone. Sono delusioni anche queste, eh? Ditemi voi. Era del più figo della scuola, che ci... no, zero dal suo bel Naoki, ma non ce la faccio a dire bel, per far clollare. Visto l'andazzo, Kotoko decide di uscire. Kotoko decide di dare una possibilità al sempre. Ma vabbè, almeno alla fine i due riescono a stare. Non ce la faccio oggi, non ce la faccio. Diventa un'infermiera e le si attacca subito a cozza in su. Di lì a poco Kotoko diventa. E visto il successo da questa opera, come accaduto per molti